Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Riprendiamo la serie di conferenze stampa, di incontri con gli operatori della stampa locale e provinciale, che io intanto ringrazio proprio personalmente, perché ogni volta che vi chiamiamo, anche con poco preavviso, siete sempre presenti, e quindi vi ringraziamo tutti per l'attività che voi svolgete. Oggi siamo qui in sala giunta, ci sono alcuni lavori al Palazzo di Città, successivamente riprenderemo la serie di conferenze anche cicliche e in questo palazzo e in altre location. Ringrazio il sindaco che vi ha voluto oggi qui incontrare per un appuntamento importantissimo e definirei anche storico. Dal 23 al 25 di maggio la Commissione Pesca del Parlamento Europeo, integrata da alcuni funzionari dello stesso Parlamento, saranno qui in visita a Mazara del Vallo, Mazara città marinara per eccellenza, a questa grande occasione di interloquire direttamente con la Commissione Pesca dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo. Io vi taccio subito, sono qui a vostra disposizione poi per girare le eventuali domande e gradirei con grande piacere che il sindaco già introducesse l'argomento oggetto oggi della conferenza stampa. Sindaco. Intanto buongiorno a tutti, è un piacere ritrovarvi. Oggi in un ambiente un po' più familiare, la sala giunta, il cuore dell'attività amministrativa del Palazzo Comunale. Da oggi riprendiamo, come ha detto bene Ettore Bruno, riprendiamo il ciclo di conferenze periodiche. Saranno una ogni 15 giorni e ci ritroveremo poi in Galleria Sicilia. In questo momento stiamo facendo dei lavori di sistemazione, di manutenzione e ripristino. Saremo più accoglienti la prossima volta. E allora andiamo subito al sodo. Questo mese comincia il primo evento, il primo passo di un percorso che tende a mettere finalmente Mazara al centro delle attenzioni nel mondo della pesca. Mazara ha una sua reputazione in Italia, la prima flotta peschereccia, il brand del gambero rosso, luogo di integrazione e simbolo di convivenza pacifica tra etnie e religiose, ormai da decenni. Ma non basta, dobbiamo avere e acquisire la reputazione di una classe imprenditoriale e di una marineria che sa quello che vuole, in grado non soltanto di subire le regole che vengono imposte dall'alto, in questo caso da un organismo, l'UE, in particolare dalla Commissione Pesca, che non è quella che verrà, qui verrà la Commissione Parlamentare della Pesca con la sua massima espressione, la presidenza dei membri più una delegazione folta che accompagna, ma dicevo una marineria in grado di farsi protagonista e attrice di un percorso di cambiamento e delle regole che verranno, in grado di immaginare e costruire, per quello che è il suo ruolo, insieme con tutti gli altri stakeholders di questa parte del Mediterraneo, un futuro alla nostra attività di pesca. E oggi so bene che quando si parla di pesca di Mazara del Vallo intendiamo la pesca d'altura, ma la pesca non è soltanto la pesca d'altura, c'è anche la piccola pesca. Io ho incontrato sabato pomeriggio COGEPA con i suoi associati, il 95% della piccola pesca di Mazara del Vallo, che attende soltanto una cosa per cominciare, il dragaggio del fiume. Ed ecco che questo incontro con la Commissione Pesca, che ripeto costituisce il primo passo di un lungo percorso che abbiamo costruito nel tempo insieme al mio staff, insieme al mio esperto, che io vorrei ringraziare, in particolare
l'avvocato Vassallo, mio capo di segreteria, il dottore Gilberto Ferrari, il mio esperto e consulente della pesca, che hanno costruito insieme all'europarlamentare e amico Pietro Bartolo, che sarà qui insieme alla Commissione, questa missione ufficiale a Mazara del Vallo. L'obiettivo è ridurre le distanze tra una burocrazia che è vista lontana, lontanissima dal nostro mondo, e invece il mondo di chi va a lavorare, di chi ogni giorno è per mare e deve costruire un futuro a questa città. Oggi il comparto pesca vale 200 milioni, con tutto l'indotto. C'è un brand che è quello del gambero rosso che ormai è, io userei la parola, definitivamente affermato nel mondo della gastronomia, ovviamente non certo nazionale, ma in tutto il mondo. E ma non basta, perché Mazara è un bivio. La nuova programmazione europea con le regole dello sforzo di pesca e una nuova politica di rottamazione mette in campo regole che possono portare definitivamente, per l'inerzia delle cose, alla fine della più importante flotta peschereccia che c'è oggi nel Mediterraneo per la pesca d'altura. Noi pensiamo che noi possiamo invertire questo trend. E dicevo, questa visita è il primo passo di un lungo percorso, poi sicuramente avrete domande da fare, un percorso che prevede tanto. Di cosa ha bisogno la pesca d'altura oggi a Mazara? La prima cosa di cui ha bisogno è un cambio di sistema. Ormai non è più scandaloso parlare, e ne stiamo parlando da tempo, al MIPAF. Oggi il progetto è quello di passare dallo sforzo di pesca al TAC, cioè dalle giornate di pesca che si andranno riducendo sempre più a un sistema di quote, quote di pesca del gambero nel bacino del Mediterraneo. E questo, ripeto, non è più scandaloso, se ne parla. E allora queste nuove regole le subiremo o proviamo noi a farci artefici in qualche modo del nostro destino? Oggi abbiamo la possibilità di dire la nostra. Poi ha bisogno di combattere quella che sarà la piaga di questi momenti, di questi mesi, forse dei prossimi anni, che è il caro gasolio, il costo dell'energia, perché è chiaro ormai a tutti che l'effetto combinato del post pandemia con uno sviluppo incredibile del PIL mondiale e oggi invece il conflitto in Europa dell'Est hanno come effetto quello di un aumento indescrivibile dei costi dell'energia. E su questo è indispensabile innovare. Mazara è diventata partner di un progetto che guarda alla proclamazione del Mediterraneo come mare a emissioni controllate a partire dal 2026. La COP di Barcellona 22, che si è svolta a dicembre, ha ormai determinato questa decisione. E noi contribuiremo con dei nostri progetti, per esempio quello che guarda a una innovazione sulla motorizzazione dei pescherecci, in grado di ridurre considerevolmente i consumi, di abbattere le emissioni e soprattutto, insieme alla sostenibilità ambientale, anche quella economica, cioè abbattere il costo netto d'impresa in maniera considerevole. Questo vuol dire ridare fiato a una attività di impresa e dare una visione molto più lunga. E poi di cosa ha ancora bisogno il mondo della pesca d'altura? Di formazione. Oggi l'età media di coloro che sono imbarcati nei pescherecci è superiore ai 50. Mi raccontano gli armatori che abbiamo capitani che hanno più di 70 anni e questi, se non vengono rimpiazzati, da chi però ha una formazione, da chi ha i titoli? Se non verranno rimpiazzati, dicevo,
pescherecci non potranno più salpare. Rispetto a tutto questo, noi ci stiamo facendo promotori di un percorso che insieme al MIPAF, insieme alla DG Ambiente, che guiderà una delle 5 missioni europee che investiranno una valanga di denaro pubblico che passerà attraverso 2 filtri, sostenibilità economica e transizione ecologica, perché non ci saranno investimenti nazionali e transnazionali che non passeranno attraverso questi 2 filtri, pubblici e privati. Ci stiamo facendo, dicevo, promotori insieme a questi enti che guideranno le scelte della nostra economia nei prossimi decenni, di questo tipo di iniziative. In aggiunta stiamo provando già, e lo abbiamo già fatto, il primo tavolo a costruire la filiera in attesa che venga fuori il primo bando PNRR del Ministero dell'Agricoltura che guarda ai contratti di filiera. Ovviamente nel mondo dell'agricoltura questo già è un percorso avviato da tempo, li conosciamo, i marchi più noti sono il parmigiano reggiano, il grana padano, l'olio pugliese, no? Che ormai sono garantiti e conosciuti in tutto il mondo. Bene, adesso arriverà il primo contratto di filiera nel mondo della pesca e noi ci troveremo preparati per questo, perché ci stiamo già lavorando da mesi, da tempo, e lo facciamo con gli operatori, che non è soltanto chi pesca o chi poi vende o chi poi trasforma, ma anche il mondo della ristorazione, il mondo del surgelamento, il mondo della formazione. Una filiera ampia in grado di creare un marchio che non è solo quello del gambero rosso, ma anche quello che riguarda la vendita della piccola pesca. Voi sapete che oggi manca l'asta, non c'è più, no? Per le condizioni disastrose del fiume Mazzaro che impediscono alle barche che si occupano della pesca quotidiana di accedere in piazzetta Scalo. Ecco che su questo noi ci siamo fatti promotori di un bando al MIPAF, la misura 143, che prevede un progetto di 5,3 milioni che guarda al rifacimento del mercato ittico, al rifacimento soprattutto delle due banchine, il waterfront del fiume Mazzaro, rinnovato completamente, intanto nella sua parte di decoro, basolato, asfalto, negli attracchi, nelle colonnine per la piccola pesca, nella una nuova struttura da dedicare all'asta e infine l'acquisto di un sistema di dragaggio per la manutenzione ordinaria quando questa prima fase di dragaggio del fiume sarà completata. Sono tanti progetti che guardano alle infrastrutture, allo sviluppo economico, in una collaborazione piena e totale con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con le strutture, le 5 direzioni generali che saranno impegnate nelle 5 missioni della prossima programmazione europea e che vedrà la nostra città finalmente riconosciuta con una reputazione, perché se non hai una reputazione vera chi ti ascolterà? E con una relazione ribaltata. Non è più il tempo di lamentarsi di cosa fanno gli altri, di chi fa le regole in Europa e subire e basta, in attesa di qualche finanziamento, di qualche ristoro. È il tempo invece che finalmente Mazara diventi protagonista di un nuovo percorso di sviluppo. Tutto questo percorso è stato delineato, dicevo, nel tempo, in questi mesi durissimi di Covid, di pandemia, in cui è stato difficile programmare e lavorare con serenità, è stato delineato con il mio esperto, il mio consulente, il dottore Ferrari, con il mio staff, che poco fa ho ringraziato, ed è un percorso
che abbiamo già attivato e rispetto al quale, man mano che metteremo in campo tutte le azioni che io vi ho preannunciato, ci vorrà tempo ovviamente, ma è la fatica di questi mesi, dei miei continui, delle mie continue missioni a Roma, al MIPAF. E insieme a questo, e chiudo e poi vi lascio alle domande, noi abbiamo un progetto che dal nostro punto di vista è veramente significativo per Mazara. È il progetto che abbiamo presentato con i fondi del PNRR al Ministero della Coesione, del Ministro Carfagna, che è il progetto che vede Mazara polo della innovazione del Mediterraneo. Un progetto che vede la ristrutturazione di 3 immobili, il convento di San Francesco che abbiamo acquisito dalla provincia in comodato, che diventerà polo di innovazione e ricerca, insieme al Civic Center, luogo di innovazione e incubatore di impresa per i giovani. Il primo piano del Collegio dei Gesuiti, sede di formazione, alta scuola di formazione, nonché in un'ipotesi concreta, prima facoltà degli studi dell'Università di Palermo sul Mediterraneo. E infine San Carlo Borromeo, luogo di accoglienza e ospitalità. Un piccolo campus cittadino in cui i nostri partners, Unipa e l'UMSA, i due dipartimenti IRBIM e Istituto Ambiente di Roma del CNR, due fondazioni, un centro studi di ricerca insieme al Comune di Mazara del Vallo, progetto governato dall'assessore Giacalone, da me delegato, sul quale abbiamo lavorato per mesi e mesi e che ha già superato il primo step alla coesione, che se ci vedrà finanziati, vedrà non tanto la ristrutturazione di questi immobili storici, che quella è la cosa più semplice, quanto finalmente l'animazione vera di una città che si definisce da tempo capitale del Mediterraneo e che potrebbe finalmente candidarsi a diventarlo veramente. Un luogo in grado di attrarre i giovani di tutta l'area del Maghreb, di diventare riferimento culturale, economico e soprattutto scientifico per quanto riguarda la blue economy, che è una parola tanto utilizzata ma rispetto alla quale poi di azioni concrete ne vediamo poche. Come vedete, un panel di progetti e di azioni messe tutte a sistema che vede costruire il futuro della nostra città, perché noi non ci possiamo arrendere a un'inerzia delle cose che vede il declino della nostra città. Il PNRR e i fondi residuali della vecchia programmazione sono un'opportunità veramente ghiotta per costruire il futuro della nostra città. Abbiamo una squadra competente, abbiamo la visione, abbiamo la capacità, insieme con gli operatori e tutti gli stakeholders di Mazara del Vallo, di costruirlo veramente questo futuro. Oggi ospiteremo una delegazione, c'è la presidenza, quindi una delegazione di primo piano della Commissione parlamentare UE della pesca, per raccontargli tutto quello che vogliamo fare e soprattutto per sederci al tavolo da protagonisti e non più da spettatori. Grazie. Allora, prima di lasciarvi alle domande, volevo fare soltanto sottolineare rispetto a ciò che ha detto il sindaco, rispetto a questa progettazione importante con i fondi del PNRR, che nelle scorse settimane è stata in visita a Mazara del Vallo la presidente del CNR, la professoressa Carrozza, che insieme al sindaco ma insieme ai vertici del CNR, delle due sedi, Mazara del Vallo e Torretta Granito, ha fatto un po' il punto della situazione su questi progetti con dei sopralluoghi, e quindi c'è questa collaborazione e questa sinergia che si avvia a concretizzazione. Allora, 23-25 maggio la Commissione Pesca del Parlamento Europeo sarà qui a Mazara del Vallo, sarà una visita di lavoro vero e proprio, con visite nelle attività, nelle strutture, incontri istituzionali, perché la Commissione deve farsi naturalmente un quadro generale di quella che è la realtà, per poi andare naturalmente
ad analizzare meglio con questa conoscenza approfondita quelle che sono le esigenze cittadine. Vi dico questo perché già anticipo un'eventuale vostra domanda. Noi siamo in costante contatto con lo staff per quanto riguarda l'organizzazione, un conto per quanto riguarda l'area stampa, con i nostri omologhi, con la collega Sgarlata che segue le comunicazioni dell'eurodeputato Bartolo e anche con gli addetti stampa della Commissione Pesca. L'idea è quella e sarebbe quella di un primo incontro quando loro arrivano, ma molto così per conoscenza, per qualche immagine di insert, e poi rinviare invece al termine della conclusione della visita, così la Commissione ha anche gli argomenti per poter interloquire e studiare un altro incontro. Ma siamo step by step, quindi già noi nella giornata massimo di giovedì avremo il quadro completo e quindi vi informeremo anche rispetto agli incontri sulla stampa. Come sottolineava Mario poc'anzi, c'è naturalmente l'esigenza da parte della Commissione di questo più lavoro che visibilità mediatica, ma avremo naturalmente l'occasione di incontrarli e quindi da questo punto di vista volevo prevenire eventuali domande rispetto agli incontri con la Commissione, ma li avrete sia quando arriveranno che li avrete poi in un incontro particolare al termine della visita. Prego con le domande. Sì, volevo fare al Sindaco una prima domanda in merito alle modalità per quanto riguarda la presentazione di proposte alla Commissione Pesca del Parlamento Europeo. Lei, Sindaco, quando c'è stata la crisi, diciamo, del sequestro dei due pescherecci, avrebbe elaborato un modello che è quello di una sorta di cabina di regia insieme ai sindacati, alle categorie, ai sindacati di categoria, ai rappresentanti di Federpesca, del distretto della pesca. E appunto quel modello è un modello che è perseguibile ad oggi, presentare alla stessa Commissione una piattaforma di idee, di proposte concrete, proposte con un certo cronoprogramma per avere risposte in tempi certi in merito alle criticità che lei appunto poc'anzi ha evidenziato relativa alla periferia mazzarese. E allora, intanto richiamiamo quella storia, no? Quel tavolo era stato aperto perché il ministro Patuanelli aveva assunto l'impegno di allargare un tavolo legato proprio alla crisi in quell'area del Mediterraneo, prima per il sequestro di Metinea e Antartide e poi per l'attacco subito dall'Aliseo. Finito quel periodo storico e quel momento di tensione, di quel tavolo non se ne è saputo più niente. L'impegno assunto dal ministro Patuanelli, ancorché da noi richiamato più volte, è stato disatteso. Questo è quindi quello che è legato a quel tavolo e a quella costruzione. Oggi noi, dal ministero, no? Dico, io avevo incontrato allora il ministro Patuanelli che aveva assunto questo impegno, non se ne è saputo più niente, ripeto, ancorché noi lo avevamo sollecitato poi nel tempo, finita la tensione di quei momenti. Detto questo, è chiaro che questi percorsi sono lunghi. Per esempio, noi sappiamo già che la Commissione, non questa parlamentare, che di fatto è l'organo legislativo, ma quello esecutivo, la Commissione Pesca, sta già ragionando sul tema delle quote, non soltanto del gambero rosso, ma anche di altre specie. A noi interessa in particolare ovviamente il metodo delle quote sul gambero rosso in quest'area del Mediterraneo. E allora questo percorso o proviamo in qualche modo a suggerirlo, a costruirlo anche dal basso, no? Oppure è chiaro che lo deciderà qualcun altro a Bruxelles e noi ancora una volta ci piangeremo addosso subendo regole che altri hanno deciso in piena distanza. Ora, questo incontro è chiaro che aprirà i temi, ma non saranno oggetto di approfondimento, perché per arrivare a un nuovo metodo che richiami le regole della pesca, che è complicatissimo, perché dietro ci sono interessi di 25 nazioni, le quali hanno non soltanto
nazioni europee, ma tutte quelle che operano nel Mediterraneo, le quali hanno regole, interessi, modalità totalmente diversi, no? E allora non è che questo sarà un tavolo di approfondimento di queste questioni, sarà un tavolo in cui lanciare i temi e rispetto a questi fare valutazioni di percorsi da costruire. È chiaro che questi percorsi non li costruirà l'amministrazione comunale di Mazara del Vallo, noi ce ne facciamo promotori di tutto questo. Lo costruiremo insieme con tutti gli stakeholders, a partire dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti dei lavoratori, eccetera. Ma non è questo l'oggetto di questo incontro, anche perché il programma della Commissione è stabilito dalla Commissione stessa, che ha dei protocolli molto, molto rigidi. All'interno del questo programma è stato costruito tra la Commissione, ripeto, il Dipartimento Pesca, che ha a capo il sottosegretario Battistoni, che invece ci è stato molto vicino in tutto questo percorso, non soltanto quello che si rifà alla visita della Commissione, ma tutto quell'ampio percorso che io ho descritto poco fa e che che segue con molta attenzione il mondo della pesca di Mazara del Vallo, che io incontro e sento periodicamente. E ripeto, questo percorso segue dei protocolli rigidi. Sicuramente ci saranno degli incontri con le organizzazioni sindacali, mi sembra che c'è un tavolo che è stato stabilito, ci sarà un tavolo tecnico quale parteciperò io con i rappresentanti di categoria proprio per mettere sul piatto tutti i temi e soprattutto al di fuori delle stanze e delle riunioni noi accorceremo le distanze tra due mondi che sembrano, ma dal mio punto di vista non lo sono affatto, totalmente distanti e quindi saliremo sui pescherecci insieme con gli europarlamentari, incontreremo le comunità che vivono nel centro storico, dei familiari e dei pescatori, per toccare con mano che cosa vuol dire l'economia della pesca di Mazara, cioè per toccare ed entrare nel mondo e nella vita dei pescatori, degli imprenditori e di tutti coloro che si occupano di questo. Sindaco, lei chiaramente ha un ruolo specifico, è molto ottimista, ma è il suo ruolo chiaramente. Ecco, io però le ricordo che la Commissione parlamentare è venuta già due volte a Mazara negli anni precedenti e il risultato è stato che anzi l'Europa, il Parlamento europeo, ha ristretto anzi le situazioni che si verificano nel Mediterraneo. L'ultima è quella della riduzione delle giornate di pesca, per esempio, ma ci sono state anche altre restrizioni. Ora questa commissione che arriva, cioè, avrà sicuramente lo scopo di vedere deviso quello che accade a Mazara del Vallo o in provincia di Trapani. A Mazara. A Mazara. Ma ci sarà la possibilità di chiedere un'inversione di tendenza a questa commissione verso il Mediterraneo? O sarà, diciamo così, di nuovo aria fritta? La domanda è legittima, no? Ma riguarda ogni azione che mettiamo in campo. Noi abbiamo un programma che dal mio punto di vista è molto concreto, no? Perché ripeto, questo è un tassello di un percorso ampio e definito che, lo ricordo, prevede intanto questa visita che non è che irrisolutiva. Se dopo la visita non c'è altro, è chiaro che è aria fritta. Fai bene, no, a ricordare le visite precedenti. Noi cosa stiamo mettendo in campo già adesso per dare questa reputazione alla nostra marineria? Tutte le cose che ho anticipato poco fa, no? Dal punto di vista concreto, ripeto, cosa serve alla grande e alla piccola pesca di Mazara? Serve il passaggio alle quote, che già è nelle cose, è già nelle cose, verrà fatto. E allora contribuiremo noi con i nostri studi, con le nostre proposte? Su questo ci stiamo lavorando. Datemi il tempo di arrivare a definizione del percorso e lo potremo presentare. Non intendo dare anticipazioni perché è un percorso molto complicato che stiamo costruendo.
una innovazione tecnologica nel mondo dell'impresa. Oggi i pescherecci hanno più di 40 anni, i motori hanno più di 40 anni. Io andrò in missione in Toscana, una mezza giornata, per verificare, per esempio, i primi esempi di una nuova motorizzazione in pescherecci assolutamente analoghi a quelli nostri, che riducono del 50% il consumo di carburante. 50% vuol dire costi netti di impresa dal 10 al 15% in meno, dare un respiro decennale ai nostri imprenditori del settore della pesca. Formazione. E lì parteciperemo con il comune promotore al bando del PNRR. Perché il comune promotore, ancorché il bando dei contratti di filiera può essere utilizzato soltanto anche ai soggetti privati? Perché l'amministrazione pubblica è finanziata al 100%. I soggetti privati devono cofinanziare e copartecipare. Quindi ci saranno interventi che probabilmente sarà più agevole che farà il comune e altri che invece faranno i soggetti privati di tutta la filiera. E quindi nuova motorizzazione, innovazione tecnologica, passaggio alle quote, formazione, la costruzione di un marchio anche nella piccola pesca, il bando che abbiamo presentato e rispetto al quale il MIPAF ci ha scritto 2 giorni fa chiedendo documenti integrativi, io lo leggo come una buona notizia, che altrimenti non ci avrebbero chiesto nulla, che riguarda la infrastruttura Fiume Mazza, no? Mercato ittico, nuova asta, rifacimento delle sponde. Tutto un sistema di interventi che noi abbiamo già messo in campo. Quindi non è soltanto la visita della Commissione. Questo è un primo passo di una serie di interventi che troveranno una realizzazione nei prossimi mesi. Sono percorsi lunghi, non si fa nulla in un attimo, no? Però io sono convinto che noi, con le relazioni che abbiamo costruito in questi anni, saremo capaci di ritagliarci questo posto che dovrà guardare a noi come protagonisti di questa parte del Mediterraneo. Un altro progetto interessante rispetto alla quale abbiamo già un partner scientifico rispetto al quale e sul quale vogliamo lavorare con la Direzione Generale Ambiente di Bruxelles, a cui l'abbiamo anticipato, è quello della raccolta della plastica in mare. Fino a qualche tempo fa raccogliere plastica in mare era reato. Oggi è possibile, ma i pescatori che raccolgono la plastica la ributtano in mare, perché non possiamo riempire le stive. Allora l'idea è quella di mettere sui nostri pescherecci un compattatore, un trituratore, per riportare la plastica in porto e in un sistema di economia circolare che è già sperimentato, restituirla sotto forma di energia agli stessi pescherecci. Tutto questo, che sono cose concrete, serve a darci quella reputazione di marineria attiva e non più, come dire, non ascoltata e passiva. Come vedi, sono tante cose concrete. Noi stiamo lavorando per portarle a termine tutte quante. Speriamo di vincere i bandi, di essere così bravi. Io ricordo che noi abbiamo partecipato a 18 bandi del PNRR, ne abbiamo vinti 4 finora per un importo di quasi 9 milioni. Quello più rilevante è quello del rifacimento di Sant'Agostino, una struttura sociale di 2.700 metri quadri per un valore di 6,3 milioni che nasce da una intuizione del mio gruppo politico, Partecipazione Politica, per fare di quel sito il luogo di animazione sociale di tutto il centro di Mazara, che ne ha davvero bisogno. E quindi noi speriamo di vincere i bandi, speriamo che gli accordi che stiamo realizzando al MIPAF vengano realizzati. Quando tutto questo ci sarà, ne potremo parlare. Allora la risposta è: se l'evento è la visita della Commissione Pesca e basta, è chiaro che non serve a nulla. All'interno di un quadro e di un percorso così definito, così ampio, che guarda non soltanto alla pesca, ma alla costruzione di Mazara come polo del Mediterraneo e dell'innovazione, perché non ci sarà un euro pubblico o privato nei prossimi decenni che i governi nazionali, e tutti i governi in realtà, metteranno in campo che non passerà dall'innovazione tecnologica e dalla transizione ecologica. E il tema dell'energia sta accelerando ancora di più
queste tematiche. Questo ce l'abbiamo ben chiaro. Per cui la nostra azione, che si svolge attraverso tutti questi interventi, a me sembra un'azione concreta. Speriamo di avere la forza e la capacità e la reputazione di farci ascoltare e di metterla in campo. Allora, anche per venire incontro e alle esigenze, diciamo, del sindaco rispetto agli altri appuntamenti, alle esigenze vostre per andare a montare i servizi, se ci sono domande nuove di nuovi argomenti, ok. Viceversa, se il sindaco è d'accordo, poi lasciamo le interviste per è stato approvato da poco la legge San Palmare, no? L'amministrazione deve fare una pressione sulla regione siciliana perché affinché questa legge venga recepita. Ovviamente sì. Noi abbiamo in Sicilia un problema in più, una questione in più, no? Che l'autonomia da una parte ci consente margini di manovra, come dire, più liberi, più ampi, d'altra parte però ogni legge nazionale poi deve essere recepita, così come prevede lo statuto, o la maggior parte, perlomeno quelle che hanno materia esclusiva. E allora su questo è chiaro che noi chiederemo che venga recepita. Noi in concreto abbiamo intanto due isole ecologiche nell'ambito di un'altra azione che abbiamo messo in campo e che io ho omesso poco fa di dire, cioè quella di avere assunto, così come ci tocca, perché ci spetta, la presidenza della Fondazione Torri e Tornare, cioè del FLAG Trapani. Perché è impensabile che nell'arco di una rotazione tra i tanti partners pubblici e privati, e sono tanti, del FLAG, Mazzara non abbia il suo turno di presidenza. Infatti ce lo siamo presi, non è stata un'operazione indolore, come avete letto, no? Allora, ma toccava a noi. E questo ci consente di avere ancora più visibilità. Il sindaco di Mazzara oggi è il presidente del FLAG, rappresenta un intero territorio e insieme con questo territorio, nell'ambito di un progetto che si chiama Imago, stiamo costruendo le infrastrutture del futuro. Lì sì che sono tempi lunghi che guardano alla nuova ultima programmazione, quella del 21-27, ma se non progetti ora non arriverà nulla fra 7, 8, 10 anni, ed è quello che è successo in questi ultimi 20 anni nella nostra città. Ma nell'ambito del piano di azione locale, che vede 2,5 milioni di disponibilità per il FLAG, noi abbiamo realizzato un paio di progetti che si inseriscono perfettamente a sistema con tutto quello che ho detto. Uno sportello della pesca, qui in un sito adiacente alla casa comunale, che sarà inaugurato, ve lo anticipo e vi invito, il 28 maggio alle 10:30, dato in gestione al distretto della pesca, COSVAP. Uno sportello pesca in grado di assolvere, intanto di accogliere le istanze dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori della pesca e poi di assolvere a tante altre questioni. E in più l'acquisto di due isole ecologiche che saranno messe in area portuale e retroportuale, Piazzale Quinci e vicino Mercato Ittico Orto Sutticolo, in grado di accogliere i rifiuti della piccola e grande pesca, le reti, tutto il resto del materiale che non trovava una modalità di smistamento corretta e legittima. Oggi ci sarà due isole ecologiche autoalimentate, protette da videosorveglianza, due esempi di tecnologia avanzata che noi mettiamo in campo a servizio della nostra pesca.